Per questa sera a cena preparerò scarola e fagioli. La scarola contiene vitamine, minerali e fibre, ricca di ferro, calcio e riboflavina. Aiuta il funzionamento dell'apparato digestivo, utile per contrastare la peristalsi. I fagioli hanno un elevato contenuto delle proteine, ricche di vitamine del gruppo B e di acido folico. Sono presenti fosforo, calcio, potassio e ferro. E contrastano la peristalsi. Ho lavato per bene la scarola e le ho messe a cucinare con poca acqua bollente. All'interno di una padella ho messo abbondante olio evo e ho aggiunto dell'aglio granulare, del peperoncino secco e del peperone dolce. Successivamente i fagioli. Ho aggiunto poi dell'acqua di cottura della scarola sui fagioli per ammorbidirli ulteriormente. La scarola si cucina in pochissimi minuti, quindi una volta cotta l'ho aggiunta ai fagioli e mescolato. Per finire ho insaporito con del sale. Vado molto ghiotta per l'acqua di cottura delle verdure e anche questa volta non ho potuto fare a meno di riempire il bicchiere e assaporarla. L'acqua di cottura delle verdure è ricca di vitamine, potassio, magnesio, sodio e sali minerali. Ecco il mio piatto finito. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e aggiungete un like. Vi ringrazio di cuore.